un ospite in studio, Daniele Caputo, che eccolo è un qua. Baritono, tra l'altro. Quindi attenzione che ci dà quattro urli, esatto. e ci manda via. Eccolo e ci qua. Sistema. Aloha a tutti, un saluto hawaiano, visto che vengo da Milano, dove sono le palme. In Piazza Duomo, sì, esatto. Infatti, questa trovata è geniale. Dureranno ste palme poi? Teoricamente sì, anche perché già c'erano, no? Ecco. In fine 800 c'era già... Informatissimo. La aiuola, sì. Per cui, esatto. Cioè, poi comunque non è una pianta che necessita di 3000 cure, per cui assolutamente. No, il persone clima si mi preoccupa. No, ma il clima a Milano è bellissimo. Non c'è più quel freddo che c'era. Non c'è neanche più il cielo io. Grigio. No, non c'è neanche più il cielo grigio. Si vede azzurro? Non dire le bugie. Guarda, no, assolutamente. Stai parlando con un milanese, attenzione. Quindi. Ma forse... Però vivi qua, non vivi a Milano. Allora. Forse c'è qualche automobile elettrica in più che gira rispetto magari a qualche anno fa. Sì, esatto. Sì, poi vabbè. In più. La zona EcoPass. Cioè ci sono i famosi varchi dove se vai dentro ti prendi la multa. Esatto. I residenti hanno un X ingresso, i tot ingressi all'anno. Poi ci vuole il permessino, insomma, e vabbè. Poi a Milano invece c'è una cosa simpaticissima per parcheggiare, che è una collaborazione tra il Comune di Milano e le autostrade. Sì. Hai un aggeggino che tu quando vai a parcheggiare paghi solo il tempo che stai, lo imposti, è online e lui scala, hai capito? Quando hai finito rifai tutto quanto. Tu col telefonino gli dici, come si chiama quell'aggeggio, che non mi viene il nome adesso. Che Daniele Caputo ti ho colto. Io vado in bicicletta. Vai in bici? Beato te. No, meglio a Milano, sì, in effetti. Vabbè. Allora, siamo qua per parlare di musica. Abbiamo capito che, allora, intanto Caputo non è un cognome marchigiano. Bravissimo. Ma neanche lombardo. Neanche di Bolzano. No. Hai degli avi a Bressanone. Esattamente. No, vabbè, mio papà è irpino, cioè ho parenti in Irpina, che quindi è nel cuore... della campagna e della Puglia, diciamo così, a metà tra le due regioni. Però mia mamma è marchigiana e io sono nato a Osimo. Ecco. Quindi io sono marchigiano doc, osimano doc. Ecco. Infatti dico osimano. Bene. Ok. Osimo Caput Mundi, insomma, non esatto. più Roma, ormai abitano tutti a Osimo, non so per quale motivo. Esatto. Intanto stiamo shippando qualcosa dal tuo sito, che è danielecaputo.eu. Bravissimo. Quindi da questo capiamo che sei già avanti, perché Europa. Sei europeo, sì, contrariamente a quello che si potrebbe pensare nel nostro paese, dove siamo un po' conservatori, un po' ostili al cambiamento. Allora Daniele, senti, ho letto un po' la tua biografia, allora le Marche, insomma, sono sicuramente una terra di talenti, mi viene in mente Rossini oppure Gigli, insomma abbiamo avuto veramente dei rappresentanti illustrissimi. Tu hai bazzicato anche Pesaro al conservatorio o qualcosa? No. Anzi. Avevo provato a fare qualche audizione, però essendo i posti molto ambiti e poi io ero anche un po' all'inizio, diciamo, ero un po' acerbo ancora, perché ho scoperto, diciamo, la dote del canto in età un po' più avanzata rispetto ai giovanissimi, diciamo così, nel senso che prima comunque facevo il designer, ho studiato come designer, ho lavorato uguale, per aziende, uguale, proprio uguale, come ho fatto quel lavoro lì per aziende, insomma, importanti, e poi a un certo punto è avvenuto tipo un salto spazio-temporale e mi sono trasferito in una realtà parallela che è quella del canto lirico. Io praticamente da 3 anni sono in carriera in questo settore. E mi piacerebbe sicuramente cantare a Pesaro. Ma come ci sei arrivato a quello che tu chiami settore? Come ci sono arrivato? Ci sono arrivato per gioco, perché ero in macchina e canticchiavo il flauto magico di Mozart. Ah, ecco. Così? Così, a caso. E poi, avendo amicizie, avendo anche una cugina che è contralto e maestra di conservatorio, cioè maestra di musica, di musicologia, diciamo, mi sono fatto sentire... ho fatto dei vocalizzi e lei, insomma, mi ha spiegato, guarda, cioè la voce è impostata, sei intonato, eccetera eccetera. C'è da dire che, piccola parentesi, in adolescenza, grazie al maestro Augusto Mancinelli, grande chitarrista jazz scomparso qualche anno fa ormai, avevo, insomma, approcciato comunque allo studio della chitarra elettrica. Quindi, diciamo, ero approcciato allo studio della musica scritta, non quella a orecchio, come si suol dire. Sono arrivato comunque sia che già sapevo
con una conoscenza della musica. E quindi appunto per gioco ho iniziato un po' ad andare a lezione, così qualche mese, vedevo che la voce pian piano si sviluppava, ho fatto qualche audizione così per gioco e mi avevano subito preso al coro della Verdi a Milano, con cui ho fatto varie produzioni, e dal coro è iniziata la carriera solistica, prima piccoli ruoli in piccoli teatri, poi ruoli sempre un po' più sostanziosi, poi... Bene, bene, bene. Il mio gancio, Anto, sì, che mi ha portato qua Daniele in studio, che è Matteo Pallotta, che è qui vicino a me, che è un puzzone, come lo chiamano. Ecco, quando mi ha scritto, dice: guarda, per una volta te ne porto uno bello, no? Dice, dico, vabbè, dirò, perché lui sa che ogni tanto amiamo, insomma, no, cioè, non è che stiamo a vedere la fisionomia degli ospiti, guardiamo le capacità, no? Non ce ne frega niente. Però quando mi diede il link, no, del tuo sito, io sono andato a vedere e dico, ma vabbè, forse fa il fotomodello. Potrebbe recitare, no? Perché poi sai, nel mondo dell'arte è abbastanza, ci sono varie sfaccettature, e invece no, canti. No, canta. Canto, ma però e invece sì, nel senso che comunque il mestiere del cantante lirico è comunque quello di recitare, è ovvio, comunque quello di stare su un palco, quindi su una passerella, ci quindi devi c'è anche saper il mestiere stare del modello in mezzo, sì, sicuro. Quindi cioè è davvero un mestiere a tutto tondo, molto difficile quanto bello anche, che convoglia tutta una serie di conoscenze. Mm-hmm. Abbiamo un piccolo estratto da YouTube, sì, da un'opera di Mozart. A me, io mi scuso con i cultori della musica classica, perché Mozart, ma perché infatti lo mozziamo, perché mandare in onda un pezzo classico così buttato lì da metà è da galera. Però noi ci scusiamo con tutti e siamo consci di questo, e fatto questa piccola premessa magari ci puoi introdurre anche tu, Daniele, questo estratto. Vai, certo. Allora, qua ero uno dei primi ruoli, diciamo, da un primario, Masetto al Teatro di Sassari, in l'opera di Don Giovanni di Mozart. Non so se si sente l'audio. Sì, tu non senti niente perché sei senza cuffie. È stata una bellissima esperienza, un cast importante, baritono, cioè Don Giovanni e Alessandro Luongo, baritono in carriera di fama mondiale ormai. Lì sei arrivato perché, cioè, l'ingaggio è arrivato tramite la tramite compagnia. Sono state 2 settimane di prove ininterrotte, dove ho imparato tantissimo, malgrado il personaggio non fosse, diciamo, il principale, comunque mi ha insegnato moltissimo il personaggio stesso di Masetto. Allora ne ascoltiamo proprio un estratto, sì, senza, sì, dar fastidio, poi rientriamo in studio. Resta faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Senti Daniele, invece per quanto riguarda tuoi spettacoli o comunque tue apparizioni qui nelle Marche, chi volesse seguirti, vederti, come può fare? Nelle Marche può solo pregare, okay, che io ci vengo a cantare, bene, perché mi piacerebbe farlo, però l'ambiente del teatro, insomma, è abbastanza... non è facile, ecco, entrare in... Quindi sei per lo più in quel di Milano? Sì, Milano, Vicenza, ho cantato al Teatro Olimpico di Vicenza, che dicono sia il teatro, anzi lo è, per me lo è, il teatro più bello del mondo, perché è quello progettato da Palladio, ed è stato anche il primo teatro di prosa al mondo costruito, dove l'anno scorso ho interpretato il ruolo di Figaro nelle nozze di Figaro, di Mozart ovviamente. E poi appunto l'unica esperienza satellitare con le Marche l'ho avuta a Capodanno in quel di Rimini,
dove ho fatto... Che è Romagna. Sì, Rimini, che è Romagna. Infatti satellitare, perché no, proprio... Però cioè, se lo chiedi ai pesaresi ti dicono, ma noi ci sentiamo romagnoli. Esatto, esatto. Non va proprio bene, però esatto. Vabbè, insomma, c'è anche questa aspetto. Esatto. Ogni tanto si sente di qualche comune delle Marche che vuole, esatto. Vorrebbe disconoscere l'appartenenza alla regione. Peccato, insomma, non so, vabbè, comunque è così, e va bene. E lì ero appunto Figaro in Barbiere di Siviglia, quest'opera molto divertente. In due date sold out entrambe le date, quindi io ero veramente felicissimo della cosa. È stata una cosa divertente, non nelle Marche, ecco, quindi abbiamo capito che per vederti e sentirti dobbiamo correrti un po' dietro e affidarci a questo punto all'informazione che arriva attraverso allora, il web, cioè chi ci guarda dalla TV, esatto. Vedi, ha questo sguardo, sì. Così ti dice, se tu aspetti che io venga qui a esibirmi nelle Marche, puoi anche rimanere lì dove stai, esatto. Insomma, cioè, nel senso che io ci verrei molto volentieri. Se arrivassero gli ingaggi, ben volentieri. Ecco. Quindi questo è danielecaputo.eu, che è il se tuo posso sito. Fare una piccola parentesi, certo. Appunto, no. Rispondendo ancora alla tua domanda in maniera un po' più seria, in meno ironica, e potete trovare tutte le informazioni dei nuovi debutti nel sito web, nella pagina news, che aggiornerò di volta in volta. Sì. Beh. Bene, così sappiamo insomma dove pizzicarti. Cristiano, io direi che possiamo salutare Daniele Caputo perché l'abbiamo veramente... Sì. L'abbiamo strizzato questa mattina. Alle 11 di mattina della domenica per me è veramente sereno. Lo so, spesso ci sentiamo in colpa anche noi quando dobbiamo reclutare gli ospiti, perché sappiamo che... Io vi ringrazio invece moltissimo dell'invito e saluto insomma tutti quelli che guardano ITV. Grazie ancora. Ok, va bene, complimenti e un grande in bocca al lupo per tutto. Cosa devo rispondere, viva o crepi? Perché ognuno c'ha il suo. Viva. Viva il lupo allora. Ok, buona domenica, grazie Daniele Caputo. Torniamo alla musica adesso con DJ Snake. E Justin Bieber. E vai, dai. Via col biberon. Let me love you. Ciao.